Benvenuti a questa nuova puntata di Forme d'Acqua, il format Fipsas Fiops dedicato al mondo della pesca sportiva e in onda su Italian Fishing TV. In questa puntata siamo a Mantova e affronteremo due temi. Da un lato le modalità di gestione dei laghi di Mantova effettuate dalla Fipsas, in particolare dalla sezione della Fipsas di Mantova. Dall'altro, insieme alle guardie ittiche, ai carabinieri forestali e alla locale polizia provinciale, affronteremo il tema del controllo del territorio, anche in funzione di contrasto al bracconaggio ittico. Ci cimenteremo anche in due sessioni di pesca, una dalla barca verso i pesci predatori che popolano i laghi di Mantova e l'altra da riva, dove ci cimenteremo nelle tecniche del feeder e della pesca al colpo insieme ad alcune società locali di pesca. C'è, Aldo. È anche bellino, aspetta. Dai. Aspetta, recupero. Oh, primo pesce dell'anno, eh? Davvero? Sì, Ebbene. Te l'hai battezzato durante la registrazione di una puntata di Forme d'Acqua. E anche immortalato. Sì, bello. Gli dai una leggera pacca in testa per vedere se riparte. Cioè, gli faccio una carezza? No, così. E dico ciao. Ciao. Mi raccomando, ciao, fammi ciao, mordere. Ciao. E poi gli metti le mani in bocca. Vabbè. Tieni in tensione il filo. Ok. Eccolo, preso. Eccolo qua. Non se ne va. Oh, bel pesciotto, è dai. È un pescione, eh? Accidenti. Aspetta. Vieni. Questi predatori imponenti che fanno tanto discutere, però ma fanno che fanno anche divertire fanno tanti divertire. Pescatori, bisogna anche essere realisti. E quindi nella ricerca dei predatori di questa prima parte della puntata era difficile che potesse mancare il siluro, infatti il siluro pescando a spinning è arrivato. Aldo Vecchietti è un carissimo amico con il quale abbiamo condiviso esperienze di pesca e anche una puntata di Forme d'Acqua un po' di tempo fa, 3 anni fa se non mi sbaglio. Oggi ci ritroviamo insieme a lui, che fa parte della Cuna Matata Team, che è un gruppo di pescatori con la passione della pesca, che si ritrovano per fare delle esperienze di pesca collettive, perché la pesca è anche questo, è stare insieme e costruire comunità. E oggi al Lago di Mantova proviamo a sperimentare con la tecnica dello spinning la cattura di qualche predatore. Aldo, tu vieni spesso al Lago di Mantova, uno spot abbastanza interessante per la pesca, dove sì. Gira anche molto turismo della pesca. Sì, qui ai Laghi di Mantova gira molto turismo, è bello perché si può pescare tutto l'anno, condizioni meteo anche avverse, perché diciamo essendo dei laghi non ci sono certe problematiche come magari quando sei in fiume. E poi è bello appunto perché essendoci molte varietà di pesci, uno può fare qualsiasi tipo di pesca che vuole, dallo spinning alla pesca al colpo, alla robasien, ai bass, un po' tutti i tipi di pesca.
ce l'ho. Sì, aspetta, aspetta. Guanti. Sì. Questo quasi sotto la barca, eh? Sì, ci ha mangiato sotto. Eh? Ci ha mangiato sotto, ci ha seguito. Eccolo, cerchiamo di non piattarci un'acquolina nella mano, eh? Altro pesce. Giovanni Montanari è una guida professionale di pesca che ci ha accompagnato in questa prima parte del nostro viaggio sui laghi di Mantova, cercando di insidiare i pesci predatori che sono presenti in maniera importante in questo lago, non solo aspi, ma black bass, luci e anche i siluri, verso la cui cattura la sessione di pesca di oggi si è concentrata. Giovanni fornisce un servizio professionale con la sua imbarcazione, mettendo in condizione chiunque da ogni parte d'Italia e del mondo voglia venire qui a pescare di fare un'esperienza di pesca. Esatto, viene fornita tutta l'attrezzatura completa in base alle tecniche che si vogliono fare, alla specie di pesci che si vuole cercare di insidiare. Uno si deve solo preoccupare di venire vestito adatto alla stagione, tutto il resto viene fornito dal pescaturismo. Le vie dell'acqua che ricordiamo e ringraziamo. Giovanni, un altro aspetto importante è che i pescatori sportivi che svolgono qualsiasi tipo di attività qui nei laghi, sia amatoriale sia come nel tuo caso professionale, possono essere anche importanti sentinelle per quanto riguarda il controllo. Infatti sono numerosi, come abbiamo visto, i casi anche di bracconaggio che negli anni scorsi ci sono stati presenti su questo lago, e la tua funzione è anche quella di controllare, perché quando giri vedi quello che succede sia di giorno che di notte. Soprattutto di notte, perché ho fatto varie segnalazioni alle guardie di personaggi o che mettevano giù rete o altre attrezzature non idonee, non legali per la pesca qua su laghi. Purtroppo il pesce è calato parecchio, un po' tutte le specie ne hanno risentito, e nell'ultimo anno insomma pare che ci sia un po' più di calma, cioè sì, sono state segnalate certe situazioni, ma non gravi come è stato qualche negli anno fa, negli anni passati. Che c'è stata veramente la cronaca nazionale che ha parlato insomma dei casi veramente gravi che, come abbiamo visto, sono successi. Nel frattempo, mentre noi siamo qui con questo bellissimo sole di aprile, che ci godiamo anche questa bella giornata, abbiamo una situazione eccezionale, perché dietro a queste canne ci sono i pesci che si stanno muovendo nel prefega, nel nostro caso mi sembra siano delle bremme, e i predatori sono in agguato nel tentativo di fare una bella mangiata. Mantova si trova nella Lombardia sud-orientale, vicino al lago di Garda e dal confine con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna. Nel XII secolo l'ingegnere idraulico Pitentino, sulla base di un incarico del comune di Mantova, realizzò un progetto di difesa della città attraverso la realizzazione di quattro laghi che di fatto crearono un'isola, e questa funzione aveva innanzitutto funzioni difensive, cioè quella di proteggere la città di Mantova dalle aggressioni. Si formarono così quattro laghi, Superiore, Inferiore, Di Mezzo e Paiolo, e Mantova divenne di fatto un'isola. Nei secoli successivi, per effetto delle piene del Mincio, il cui decorso era stato modificato proprio per la realizzazione di questi quattro laghi,
si vennero a creare condizioni di forte depositi di materiali e questo creò anche una situazione di palude intorno alla città nei quattro laghi che richiese un intervento di ripristino e di riorganizzazione. Si arrivò quindi al prosciugamento del lago Paiolo e Mantova acquisì la conformazione geografica e anche l'aspetto che ha attualmente, cioè quella di essere circondata da tre specchi d'acqua di origine non naturale. Chiaramente la natura ha fatto il suo corso e intorno a questi tre specchi d'acqua si è creata poi anche delle condizioni ambientali importanti. È per questo che nel 1984 è stato istituito il Parco del Mincio, ma ancora più importante è stata nel 2008 l'inserimento di quest'area tra quelle patrimonio dell'UNESCO. Quindi siamo di fatto in una realtà che è patrimonio dell'UNESCO. Diciamo le famose foto di Mantova vengono fatte proprio da quel ponte lì. Emilio Padovani è una guardia ittica della FIPSAS della provincia di Mantova, nonché il coordinatore delle altre 40 guardie ittiche che svolgono costantemente, quotidianamente, per tutto l'anno attività di monitoraggio nelle acque di questa provincia. Un'attività molto impegnativa, Emilio, anche perché la provincia di Mantova e queste acque in particolare sono state oggetto negli anni scorsi di fenomeni di bracconaggio importanti che sono arrivati purtroppo alle cronache nazionali. Tutti abbiamo le immagini chiare di quel piazzale con quelle centinaia di pesci morti che avevate sequestrato. Come svolgere le attività di vigilanza in questo territorio? È un'attività impegnativa, abbiamo più di 7.000 km di acque convenzionate in provincia di Mantova che necessitano di un continuo controllo e supervisione e monitoraggio, sia per quel che riguarda la pesca, ma innanzitutto anche i vari problemi ambientali, quindi le asciutte, gli inquinamenti, che sono tra le più grosse cause di moria di pesci che abbiamo in provincia di Mantova. Quindi noi ci impegniamo sia per cercare di recuperare il pesce in asciutta da questi canali che di tenere monitorato questi corsi d'acqua per evitare che ci siano degli sversamenti di inquinanti e ovviamente la nostra attività anche di segnalare alle autorità competenti quando incorriamo in questo genere di situazioni. Oltre a questo abbiamo ovviamente la vigilanza vera e propria, quindi il controllo dei documenti di pesca per i pescatori e di tutte quelle attività che svolgono i pescatori che noi, secondo i vari regolamenti provinciali e regionali, andiamo a controllare. Tra l'altro è anche importante, come dicevamo, il rapporto di collaborazione con quelle che sono le vere e proprie forze di polizia, perché nell'azione di contrasto al bracconaggio la collaborazione tra le guardie ittiche e le forze di polizia, che poi possono fare interventi anche con la forza delle forze di polizia, diventa determinante. È sicuramente determinante. Come detto prima, siamo stati vittime di alcuni episodi molto gravi negli anni passati, che siamo stati anche abbastanza bravi nel cercare di risolvere. E le acque sono queste, sono ricche di pesce, hai visto te oggi anche quanto pesce ci possa essere in determinate condizioni e quindi alcune persone disposte a tutto rischiano pur di venire a catturare in grandi quantità i pesci che occupano le nostre acque. Noi ci dobbiamo far trovare pronti in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Diciamo che noi abbiamo magari siamo più abituati, conosciamo di più le zone, mentre invece loro hanno, come dicevi te prima, una forza che è superiore alla nostra. Un grande contributo
rispetto alla capacità anche di controllo del territorio, credo che sia dato anche dal fatto che le acque della provincia di Mantova sono di fatto acque in concessione alla FIPSAS sulla base di un bando che è stato fatto, e questo aiuta a tenere un coordinamento comune anche di tutte le acque, ma anche un controllo che probabilmente ha una marcia in più, perché se si riesce a garantire un servizio di questo livello, tu sei un dipendente, poi alla fine svolge in maniera professionale anche questa attività, è perché c'è, diciamo, un sistema che consente di avere delle opportunità di gestione. Esatto. Tutte le acque mantovane, diciamo un 98%, sono acque convenzionate FIPSAS. Il permettere, cioè il fatto che un pescatore paghi la tessera e si tesseri per la federazione, ha tutta una serie di vantaggi, tra cui appunto quello di poter garantire un livello di vigilanza decente, almeno decente. Io so di altre realtà italiane dove diciamo la vigilanza ittica scarseggia, invece da noi modestamente, okay, abbiamo un buon numero di guardie che compiono circa un migliaio di servizi annuali, quindi abbiamo sul territorio più di 1000 servizi all'anno e che insomma si impegnano volontariamente per la tutela del territorio e per il fatto che il nostro sport, che ci piace praticare, venga svolto nel migliore dei modi. Bene, buon lavoro ragazzi. Grazie, grazie mille. E complimenti davvero. Grazie. Cala la luce, arriva la notte e inizia l'attività di vigilanza, quella veramente sostanziale. Siamo con l'agente Franco Tosi della Polizia Provinciale di Mantova, che insieme ad altri colleghi e in collaborazione con le guardie ittiche della FIPSAS svolge un'azione di monitoraggio costante. Com'è caratterizzata questa attività generalmente, come fasce orarie, tipologia di interventi e poi anche che cosa rilevate? Sì. Allora, diciamo che la fascia oraria non è mai identificata precisamente. Ci rivolgiamo sempre a un pubblico che si muove, a un'utenza che si muove in orari diversificati, quindi cerchiamo anche noi di fare servizi diversificati. È inutile andare fuori sempre negli stessi orari, sempre nelle stesse persone o sempre negli stessi luoghi, quindi cerchiamo di diversificare il più possibile le azioni di controllo, proprio per non dare anche adito ai pescatori di sapere quando possiamo uscire. Cerchiamo di coordinarci con le guardie volontarie della FIPSAS e possibilmente anche con i carabinieri forestali per cercare di fare dei servizi congiunti. Di solito l'orario preferibile è questo qua, l'imbrunire alla sera, quando ci si muove, quando i pescatori cominciano la loro attività notturna, e si cerca di fare servizio di prevenzione, soprattutto facendo vedere che la vigilanza è attiva, che c'è una sorveglianza delle sponde, qualche volta anche da natante, e quindi cerchiamo di dare il più possibile, di diversificare gli orari di intervento, proprio per gestire meglio il territorio. Ecco. Luca Campagnari è il responsabile delle guardie ittiche provinciali della FIPSAS di Mantova. L'attività delle guardie ittiche qui in questo territorio è stata ed è estremamente importante. Come è organizzata e quante sono le guardie in servizio? Le guardie, passiamo il 40 numero di guardie nella provincia di Mantova, sono impegnate sul vari settore della provincia di Mantova, visto che le acque sono molto estese, abbiamo molti chilometri di corsi d'acqua, qui sono disposte nel sud, nord, est della provincia, abbiamo disposto in maniera di avere un controllo, non dico totale, ma il più globale possibile del territorio di Mantova. Quanto è delicato il rapporto con il pescatore? Perché molto spesso ci si relaziona con persone che commettono delle infrazioni e gli va fatto. Ma sì, qua per fortuna nel mantovano non abbiamo questa problematica. Sì, bene o male il pescatore è abbastanza corretto. Responsabile, corretto, esatto. Ci sono sempre i casi particolari, e come in tutti i casi, quello che non rispetta il 100%, però dai, in linea di massima, come rispetto alle regole, dai, non ci possiamo lamentare. L'altra attività fondamentale è quella di contrasto al bracconaggio. Quello purtroppo. Qui è stato fatto un grande lavoro da questo punto di sì, vista. Sì, e continuerà ad essere fatto, sempre con l'aiuto dei volontari, segnalazioni di pescatori, segnalazioni di cittadini.
cerchiamo sempre di fare il possibile. Ci sono tante sentinelle che danno una mano a controllare il territorio, alle guardie. È quello il fondamentale. Più gente frequenta le sponde, specialmente in orari notturni, più c'è la possibilità di individuare possibili attività di bracconaggio. Non è che tutte le segnalazioni dopo siano attività di bracconaggio, però più segnalazioni arrivano, meglio è, e più c'è la possibilità di contrastare questo fenomeno che purtroppo è un fenomeno che colpisce tutta l'Italia. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie andiamo mille. A fare un controllo insieme. Perfetto, a voi. Perfetto, andiamo. Bene. Ecco, con Emilio siamo nell'auto della vigilanza ittica della FIPSAS, davanti a noi il fuoristrada della Polizia Provinciale. Abbiamo ricevuto una segnalazione e stiamo andando a controllare. Questa è l'attività, Emilio, che viene svolta costantemente. Sì, noi utilizziamo la collaborazione dei pescatori che ogni tanto ci chiamano, ci segnalano quello che vedono sul territorio. Adesso sembra che abbiano visto all'imbrunire qualcuno che metteva giù una rete, oppure hanno segnalato dei galleggianti in acqua, quindi stiamo andando a controllare. È una delle attività che normalmente svolgiamo anche durante l'orario notturno e niente, andiamo a vedere se troviamo qualcosa. Nel frattempo la Polizia Provinciale fa un controllo anche delle sponde con le luci. Ecco. Ah! Siamo quasi arrivati, mi sa. Toh, guarda lì in acqua cosa c'è. Vedi? Guarda lì. Guarda lì. Ci sono dei galleggianti. Guarda. Sì. Ah sì, allora. Sì, si vedono bene, guarda, sono stati illuminati. Scendiamo. Dai! La togliamo? Viene, c'è dentro del pesce? Ah no, ma oh, non c'è niente. Viene. E dai, intanto la tiriamo su, la mettiamo già dentro il sacco. Emilio, fortunatamente la rete sembrava più un pezzo di rete, più sì, che una rete. Forse una cosa... era stata persa da qualcuno o messa in maniera un po' impropria. In realtà molte volte si tratta di trovare anche centinaia e centinaia di metri. Stasera è andata bene. La segnalazione comunque è risultata essere veritiera, perché un pezzo di rete alla fine l'abbiamo trovato. E sì, la collaborazione dei pescatori spesso ci porta ad avere dei buoni risultati. Non sempre troviamo quello che ci viene segnalato, però i grossi interventi che sono stati fatti sono sempre stati merito di segnalazioni di pescatori che contattandoci in tempo ci hanno permesso di intervenire rapidamente, come stasera. Non è successo un granché, però insomma d'altronde fortunatamente stasera è andata bene. E anche bene. Generalmente tendenzialmente sì, le altre sere l'attività è piuttosto sotto controllo. Grazie davvero, grazie di cuore mille. Del lavoro grazie che svolgete. Grazie mille a voi della collaborazione. Ciao. Bracconaggio ittico, una parola terribile. Da anni, troppi anni, le acque italiane ed europee sono oggetto di atti predatori da parte di associazioni a delinquere organizzate che prelevano in maniera illegale, utilizzando strumenti illegali, pesce in ogni specchio d'acqua possibile. È questo il fenomeno gravissimo del bracconaggio ittico, che ha impoverito fortemente tutte le acque europee e che ha richiesto la messa in opera anche di un'organizzazione imponente per cercare di contrastare questo fenomeno.
Sono ormai note e le abbiamo affrontate tante volte le modalità con le quali il fenomeno si è diffuso. Quindi da parte di queste associazioni a delinquere che prima erano nel delta del Danubio si è arrivati al delta del Po e da lì si sono diffuse, come sappiamo, un po' non solo in tutta Italia ma in tutta Europa. Non ci stancheremo mai però di affrontare quelli che sono gli strumenti per cercare di contrastare questo fenomeno. Da un lato le necessità di adeguamento normativo, che sappiamo essere oggetto di un confronto parlamentare importante, il disegno di legge Bossi e anche la necessità di una riqualificazione giuridica del reato di bracconaggio ittico. Dall'altro il coordinamento del lavoro delle forze di polizia, dei carabinieri forestali, della guardia di finanza, delle polizie provinciali e anche e soprattutto delle guardie ittiche volontarie. Sarà solo attraverso il coordinamento e il combinato disposto di tutte queste azioni insieme, da un lato l'adeguamento normativo e dall'altra l'organizzazione per quanto riguarda le operazioni di contrasto, di deterrenza nei confronti del fenomeno, che si riuscirà a arginare. È esattamente su questa direzione che si sta muovendo la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e la FIPSAS, con il supporto anche della FIOPS. Alberto Ricci è il comandante del gruppo Carabinieri Forestali di Mantova, che è una realtà, come abbiamo visto, che si è impegnata molto negli anni scorsi per contrastare il fenomeno del bracconaggio in collaborazione con in particolare le guardie ittiche della FIPSAS e la polizia provinciale locale. Vorrei da parte sua un bilancio sullo svolgimento e l'importanza di questa attività di collaborazione, poi anche di prevenzione, controllo e anche cosa si prova nel momento in cui si va a colpire, diciamo, in flagranza di reato i bracconieri. Ma dunque, l'esperienza nostra mantovana è quella di un successo, non voglio essere ottimista né presuntuoso, però il fenomeno del bracconaggio in questi ultimi anni, dopo che ci abbiamo lavorato parecchio assieme ai soggetti che lei elencava, a partire dal 2012-2013, nel 2017 l'abbiamo, tra virgolette, estinto, ma adesso in questo non vorrei peccare veramente di presunzione, però abbiamo portato a termine due grosse operazioni a carico di due bande, due centrali di pesca e di smistamento di fauna ittica bracconata, una a Pegognaga, l'altro ad Asola, che diciamo ci hanno permesso di chiudere un po' questa presenza a partire dal 2018. Quindi l'esperienza è stata positiva e è stata fondamentale l'attività coordinata fra noi, la polizia provinciale e i ragazzi, le guardie della FIPSAS, anzi direi prima loro e poi tutti gli altri, perché sia il gruppo dei pescatori fidati, sia il gruppo degli operatori veri della FIPSAS, i volontari, le guardie, insomma, sono stati loro i nostri occhi, le nostre orecchie, le nostre sentinelle sul territorio, sono stati loro a correre dietro ai bracconieri di notte per vedere dove andavano, cosa facevano, a darci le targhe, a darci i mezzi, cioè questo lavoro l'hanno fatto loro. Noi abbiamo soltanto, dal punto di vista istituzionale, messo assieme le cose e siamo intervenuti poi quando c'è stato da intervenire con la perquisizione, con i sequestri, con le denunce ovviamente, ma il lavoro di manovalanza, ma forte, importante, è stato loro. E quindi è grazie a loro che adesso possiamo dire che in questi ultimi anni il fenomeno non è che non c'è più, ma non abbiamo più le centrali operative nella nostra provincia e neanche in quella di Cremona, dove mi sento di poter descrivere, perché ne sono anche lì responsabile. Però chiaramente il fenomeno è fluido, sappiamo che le bande che ci sono in provincia di Rovigo, piuttosto che in Piemonte, si spingono frequentemente, magari con incursioni notturne di centinaia di chilometri, anche nel nostro territorio lombardo, quindi gli occhi sono sempre aperti. E quindi serve sempre di tenere gli occhi aperti e di vigilare.
Massimo Rossi, componente del Consiglio federale FIPSAS e responsabile della comunicazione della federazione a livello nazionale. Massimo, in questi due giorni di riprese e incontri qui ai Laghi di Mantova abbiamo verificato una cosa secondo me molto importante. Innanzitutto un ruolo centrale della federazione, sia per quanto riguarda la gestione di tutto il parco fluviale, sia per quanto riguarda anche il contributo dato nella lotta al bracconaggio, il controllo, il monitoraggio. Insomma, la federazione è veramente un punto di riferimento da questo punto di vista nella gestione delle acque, ma anche nella politica poi della pesca. Tanto grazie Francesco, ti saluto come saluto chi ci ascolterà. Fammi fare un inciso prima per dire del perché la federazione è così presente in questo territorio. Davo un'occhiata ai numeri della federazione mantovana. E Mantova, se non ho letto male, ma difficilmente leggo male, è la terza provincia in Italia a livello di tesseramento. Davanti a Mantova c'è solo Milano e Vicenza. Quindi vuol dire è una grossa realtà. E fammi dire anche un'altra cosa. Mantova-Vicenza, non ti vengono in mente le due più grosse fiere che vengono fatte a livello nazionale nell'ambito della pesca sportiva, che sia un caso? Non credo. Il bacino d'utenza è qua. Vengo a quello che dicevi giustamente, sì. Come federazione abbiamo la fortuna che in queste zone, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, parlo di casa mia come sono vicino con Mantova, Ferrara e Mantova confinano, abbiamo le stesse problematiche ma che è quella di tanta acqua da gestire perché abbiamo tanta bonifica dalle nostre parti, ripeto Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e quindi abbiamo la fortuna di poter fare queste cose. Il vantaggio di Mantova, però anche l'abilità e la bravura, è che hanno, facendo parte della regione Lombardia, hanno la possibilità di gestire le acque e quindi sono aiutati in quello che è il tesseramento. Ma loro in questo però ci mettono tanto del loro. Tu lo sai meglio di me perché ne parlavamo anche ieri. Purtroppo l'Emilia Romagna non ha le stesse agevolazioni che hanno queste due regioni. Però ti ripeto... Ma ci stiamo lavorando. Tanto ci stiamo lavorando e soprattutto io non voglio disconoscere il merito di chi sta lavorando già qui, perché è vero che ha l'acqua in concessione, ma sta facendo anche tante cose e le gestisce anche bene. Fammi aggiungere ancora una cosa, perché parlavi del bracconaggio. Siamo riusciti dallo scorso anno con quella che è la sponsorizzazione, la collaborazione più che con Suzuki, a poter fornire a Mantova, nella fattispecie appunto alla sezione di Mantova, un paio di motori, uno che possono usufruire un po' più pesante da utilizzare un po' e uno più leggero da utilizzare. Che abbiamo usato ieri infatti. Esatto. E quello che diceva Massimo è proprio testimoniato da quello che abbiamo vissuto in questi due giorni. Bene, ora andiamo a conoscere invece gli amici proprio della sezione della FIPSAS di Mantova. Ed eccoci con Franco Zaniboni, che è componente del consiglio della sezione di Mantova della FIPSAS, ma anche del comitato regionale della FIPSAS, nonché segretario proprio della sezione della FIPSAS di Mantova, che è una delle realtà più importanti in Italia, non solo come abbiamo visto all'avanguardia nella gestione delle acque, per la quantità anche di acque che gestisce, ma anche per la Formula 1 della pesca, la pesca al colpo, con oltre 40 società di pesca che praticano questa attività e mi sembra 500 addirittura 8.000 pescatori agonisti. E 500 Franco, agonisti. Franco, raccontaci un po' questa esperienza. Diciamo che Mantova è una città d'acqua da sempre. Diciamo che la città giace sui tre laghi, quindi lago superiore, sembra di essere gli Stati Uniti, lago di mezzo dove ci troviamo ora, e lago inferiore. I due laghi, soprattutto il lago di mezzo e il lago inferiore, sono da sempre dedicati alle gare di pesca. Purtroppo il lago inferiore attualmente
non è molto praticabile perché stanno costruendo un parcheggio e quindi hanno inibito tutti i parcheggi preesistenti, per cui ci siamo ridotti ad effettuare le nostre attività agonistica sul Lago di Mezzo, che contiene comunque una quarantina di coppie. Già da un mese tutte le domeniche abbiamo un trofeo con ottimi risultati, perché stiamo prendendo un sacco di pesce, in particolare brem e carpe, qualche gardon, ma soprattutto brem e carpe e qualche carassio. In provincia di Mantova noi gestiamo circa 8.000 km di acque, perché oltre all'asta del Mincio, che parte da Monzambano e arriva a Governolo, tutta questa asta ex demaniale comprende quindi i laghi di Mantova e il Canal Bianco. Anche il Canal Bianco, zona Cavecchia e Garolda, sono due campi di gara che sono praticamente occupati tutte le domeniche, non solo dai garisti mantovani, anzi direi soprattutto dai garisti che vengono dalle altre province o dalle altre regioni a disputare gare di pesca, trofei, eccetera. Abbiamo anche campi di gara nell'Oltrepò, il Canal Bianco ovviamente Ostiglia, ma abbiamo una magnifica bonifica che è a San Benedetto, a San Siro di San Benedetto Po, dove disputiamo che lì a partire dalla fine di aprile, primi di maggio, fino a settembre, fino a quando settembre-ottobre i consorzi di bonifica tengono l'acqua, e lì tutte le domeniche abbiamo trofei e gare, sia gare che interessano la nostra sezione, quindi provinciali individuali, a coppie oppure promozionali, e sia i trofei che si alternano quasi tutte le domeniche. Eccoci qua! Non mi sono proprio arrugginito con la Rubasien. Là! Olè! E un'altra brem. Olè! Un'altra bella brem del Lago di Mantova, che si è lasciata ingannare e che ho portato a Guadino. E con questa cattura si conclude anche questa puntata di Forme d'Acqua, che abbiamo realizzato in un spot bellissimo, appunto ai laghi di Mantova, dove abbiamo visto non solo le potenzialità legate alla pesca sportiva per quanto riguarda la gestione che la FIPSAS effettua, ma anche l'importante attività di contrasto al fenomeno del bracconaggio e di controllo che viene portata avanti dalle guardie ittiche sempre della FIPSAS in collaborazione con le forze dell'ordine, Polizia Provinciale e Carabinieri Forestali. Veramente un'esperienza d'eccellenza sia nella gestione delle acque sia nella promozione della pesca in generale, perché qui c'è una cultura della pesca al colpo veramente importante, con decine e decine di società e tanti appassionati che crescono, si sviluppano e raggiungono anche risultati agonistici importanti. Quindi appuntamento alla prossima puntata, come sempre avanti insieme alla FIPSAS, alla FIOPS, all'insegna della nostra grande passione, la pesca sportiva. Alla prossima!